promosso e organizzato dal Servizio per la Cultura e l'Università del Vicariato di Roma in collaborazione con l'Ufficio Catechistico, che quest'anno ha avuto per tema Attraverso i luoghi generatori di cultura e di vita. Siamo qui oggi, 21 marzo, non perché è il primo giorno di primavera, ma perché oggi si celebra la Giornata Mondiale della Poesia. La poesia che vede e riscalda i cuori, e questo è il titolo del nostro incontro. Ne parleremo questa sera con Monsignor Andrea Lonardo, che è direttore del Servizio per la Cultura e l'Università, e con il poeta Davide Rondoni, che possiamo dirlo è il più grande poeta italiano vivente. In questo nostro incontro ci aiuteranno Angela Baggi, grande attrice e doppiatrice che ha prestato la sua voce a tante grandissime star del cinema internazionale, e due giovani allievi dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, Silvia Amico, Caterina Rossi e Michele Enrico Montesano, che sono stati preparati dal loro docente di recitazione in versi, Giovanni Greco. Parlare di poesia o scegliere delle poesie rappresentative dell'intero mondo poetico è un'impresa ardua. Sarebbe stato probabilmente troppo difficile riuscire a fare sintesi, per cui, vi spieghiamo adesso il taglio che abbiamo voluto dare a questo nostro incontro, dicevo, Don Andrea Lonardo ha scelto due poesie di suo gusto a cui Davide Rondoni risponderà, per così dire, con due sue poesie, e poi ne ascolteremo anche delle altre. La Giornata Mondiale della Poesia, dicevamo, che è stata istituita nella 30ª sessione della Conferenza Generale dell'UNESCO nel 1999 ed è stata celebrata per la prima volta il 21 marzo seguente, cioè nel 2000. La giornata, così si esprime l'UNESCO, riconosce all'espressione poetica un ruolo privilegiato nella promozione del dialogo, della diversità linguistica e culturale, della comunicazione e della pace. Ma perché, vi chiederete, ci troviamo qui a Santa Maria in Aracelli, sul Colle Capitolino? Perché in Campidoglio avveniva anticamente la cerimonia dell'incoronazione poetica, cioè un sommo poeta veniva scelto e veniva laureato, cioè incoronato con una ghirlanda di alloro. La prima incoronazione poetica fu celebrata l'8 aprile del 1341 per Francesco Petrarca. Racconta Petrarca nell'Epistola Latina Posteritate: soggiornavo in quei luoghi, si trovava da Avignone, quando mi arrivarono nella medesima giornata due lettere dal Senato di Roma e dalla Cancelleria dell'Università di Parigi, che a gara mi invitavano a ricevere la loro di poeta e a Roma e a Parigi. Ero tuttavia esitante a chi dare la preferenza e per lettera ne chiesi consiglio al cardinale Giovanni Colonna, seguì il suo consiglio e decisi di preferire la maestà di Roma. Ma Petrarca crede che la propria incoronazione debba essere resa immune da eventuali critiche anche di invidiosi e chiede il patrocinio ad un sovrano di grande prestigio e sceglie il re di Napoli Roberto d'Angio. E sarà proprio re Roberto a incoronare Petrarca poeta qui in Campidoglio. Ascoltiamo adesso la cronaca di quell'8 aprile 1341. Era domenica di Pasqua. E questa cronaca che leggiamo è tratta dalla Storia dell'Università degli Studi di Roma, detta comunemente la Sapienza. Ce la leggerà Michele Enrico Montesano. Appena sui primi albori del giorno le campane della città e le trombe dei magistrati col festoso loro suono annunciarono la gran funzione e il popolo invitarono al Campidoglio, adornosi i palagi e le case innanzi a cui il candidato passar doveva e le strade si ricoprirono di fiori e di frondi di alloro. All'ora destinata, le persone più distinte della città si ritrovarono all'alloggiamento del Petrarca per fargli onore. Vestito egli di un abito talare di velluto violetto ricamato d'oro, che il re Roberto donato gli aveva perché gli servisse nella gran funzione, e con capo scoperto comparve preceduto da 12 nobili garzoncelli ornati di giubbe di scarlatto rosso e in mezzo a 6 primari cittadini riccamente vestiti di color verde
appartenenti alle più ragguardevoli famiglie romane, cioè Conti, Savelli, Annibaldeschi, Orsini, Paparese e Montenero, i quali tenevano in mano corone di fiori diversi ed erano seguiti da numeroso corteggio di clienti, di staffieri e di popolo. Si incamminò al Campidoglio, dove già il consiglio della città era si adunato e il senatore lo attendeva assiso sul suo tribunale. Con l'aggiunto Petrarca fu chiamato da un araldo e, introdotto alla presenza del magistrato, pronunziò un'orazione adatta alle circostanze del luogo, della cosa, delle persone, di cui prese per testo un verso di Virgilio, quindi ad alta voce, gridando: «Viva lo popolo romano! Viva lo senatore! Dio lo mantenga in libertà!» Prostrossi in ginocchione avanti il senatore, che dopo un breve discorso analogo alla funzione, si tolse dal capo una corona di alloro e, tra l'applauso dei circostanti e di tutto il popolo, che esclamava «Viva il Campidoglio! Viva lo poeta!», ne cinse la fronte di Petrarca, dicendo ad alta voce: «Corona premia la virtù!». Finalmente consegnatogli dal senator Borso il diploma di sua incoronazione, in cui viene dichiarato gran poeta e grande storico, degno della corona che in Roma e dovunque a suo bel grado, in ogni atto pubblico e privato, portar potesse in capo o d'alloro o d'ellera o di mirto, e, decorato insieme del diritto e dei privilegi della cittadinanza romana, discese Petrarca laureato dal Campidoglio. Quindi, con la stessa pompa e numeroso accompagnamento, recossi alla Basilica di San Pietro in Vaticano per rendere grazie al suo fondatore d'ogni bene e dell'onor conseguito. Ma nel cammino avvenne di cosa che tosto fe scorgergli quanto sia grande ed effimera la vanità delle umane pompe. Spargendo fiori e gettando gli spettatori dai balconi acque odorose sul laureato poeta che, trionfante, passava, vi fu chi, invece, mosso da nera invidia e da perfido astio, versògli sul capo del sublimato, per cui poi restò calvo, come egli n'ha tramandato memoria alla posterità. Il dolce aggiunge ancora che una vecchia maligna gli gittasse indosso un cantaro d'orina mordace, serbata forse in sabata septem, aspersione che, mortificandolo altamente, servì a rintruzzargli l'invanimento del suo acclamato trionfo. Appena però che giunse Petrarca in chiesa, toltasi di capo la corona, offrilla innanzi alla tomba gloriosa del principe degli apostoli, e a memoria dell'atto pio e religioso, fu quella tosto appesa alla volta del sacro tempio. Chiuse la festa solenne un magnifico banchetto. Messer Stefano Colonna, il santo apostolo, diede da mangiare ad esso e da tutti i laureati levatori. Allora, dopo aver ascoltato la cronaca, non possiamo non ascoltare i versi di Francesco Petrarca, tratti dal suo canzoniere, che ci reciterà Angela Baggi. Benedetto sia il giorno, il mese e l'anno. Benedetto sia il giorno, il mese e l'anno, e la stagione, e il tempo, e l'ora, il punto, e il bel paese, e il luogo, ov'io fui giunto da due begli occhi di legato mano. E benedetto il primo dolce affanno che ebbi ad essere con amor congiunto, e l'arco, e le saette, un dì fui punto, e le piaghe che infine al cor mi vanno. Benedette le voci, tante, ch'io chiamando il nome di mia donna ho sparte, e i sospiri e le lacrime e il disio, e benedette siano tutte le carte o io fama l'acquisto, e il pensier mio che so di lei sì t'altra non va parte. Allora, don Andrea, i versi di Petrarca ci introducono ad uno dei temi che abbiamo scelto per questo incontro, il tema dell'amore, un sentimento che la poesia ha da sempre sublimato. In questo testo che abbiamo appena ascoltato si vede un uomo che ricorda esattamente il giorno in cui ha visto per la prima volta la sua donna, Laura, e avendola vista tutto cambia,
benedetto sia quel momento, quell'ora, quel giorno. È una poesia d'amore, una poesia di una persona che nel volto di un altro volto umano scopre che la vita ha un senso, un significato. E questa bellezza è anche una ferita, e vedere la bellezza e avere bisogno e sentire per la prima volta che non si può stare soli, che è maledizione vivere da soli, non è bene che l'uomo sia solo, la famosa frase antica di Genesi che uno rivive sulla sua carne, sente che quella frase non è una frase ma è la verità della vita. E per questo, per tornare a meditare, continuare questa meditazione in poesia, vedrete che appunto l'incontro di oggi rispetto agli altri, le nostre parole sono quasi superflue per certi aspetti, perché sono solo parole che fanno eco alle parole dei poeti, vogliamo recitare appunto delle frasi loro. Ho scelto una poesia che amo moltissimo di Jacopone da Todi, è una poesia in cui una lauda, che reciteranno i nostri due attori, dove Jacopone, che spesso è ricordato per altre cose, già questo fa rabbia, è sempre ricordato per la lotta con il Papa, per aver preso la parte dei francescani spirituali e così via, in realtà la sua storia è molto più radicalmente vera, anche se avvolta dalla leggenda. Come sapete, Jacopone si sposa nel 1267 e pochi mesi dopo la morte muore sua moglie. Crolla, dice la tradizione, un soppalco, e lui si trova ad avere la sua amata defunta, non può più abbracciarla. E per di più, dice la tradizione, si accorge, andando ad abbracciare il cadavere, lo chiamano, che la sua amata ha il cilicio, cioè era una donna di preghiera che amava lui, ma nel frattempo cercava il Signore. E allora, dopo una decina d'anni, si farà frate francescano e comincerà a cantare l'amore, che è l'amore di Dio. Ma voi, ascoltando le parole di questa lauda, amor divino amore, vi accorgete che quelle parole valgono anche per l'amore umano. Sono le parole di un poeta che parla del suo amore e con quelle stesse parole parla dell'amore di Dio, o al contrario, con le parole dell'amore di Dio capisce di più l'amore umano. Le possiamo ascoltare domandandoci cos'è l'amore per noi, dove abbiamo conosciuto l'amore, dove c'è stato il giorno, il mese, l'anno, il luogo, il posto, dove noi abbiamo incontrato un volto, una storia che valesse la pena seguire, abbracciare, condividere la vita. Ascoltiamo la lauda 39 di Jacopone da Todi dalle voci di Caterina Rossi e Michele Enrico Montesano. O amor divino amore. O amor divino amore, amor che non hai amato. Amor, la tua amicizia è plena di letizia. Non cade mai in tristizia lo cor che t'ha assaiato. O amor amativo, amor consumativo, amor conservativo del cor che t'ha vergato. O ferita gioiosa, ferita delettosa, ferita gaudiosa, chi de te è vulnerato. Amore, tu d'entrasti che si occulto passasti. Nullo signo mostrasti, donne tu fosse entrato. O amore amabile, amore delettabile, amore incogitabile, sopronne cogitato. Amor de vino foco, amor de riso e yoko. Amor non dai a poco che è ricco e smesurato. Amor con cui te puni, con deiette persone e largi gran barune che non che il lor mercato. Talom non par che vaglia in vista una medaglia, che quasi come paglia te dai in suo trattato. Chi te crede tenere per sua scienza avere, nel cor non può sentire che sia lo tuo gustato. Scienza acquisita, mortal si dà ferita. Sella non si è vestita de core umiliato. Amor, tuo magisterio informa il desiderio. Insegna lo Vagnelio con breve tuo insegnato. Amor, chi sempre arde e tuo coraggio innardi, fare lor lengue d'ardi che passonne corato.
amor la tua largezza, amor la gentilezza, amor la tua ricchezza, sopra un immaginato, amore grazioso, amore delettoso, amore suavitoso che il cuore ha esaziato, amor che insegna l'arte, che guadagni la parte, decenne fai le carte e impegno te ne hai dato, amor fedel compagno, amor che mal ne accagno, de planto me fa bagno, che purga il me peccato, amor dolce e suave, de cielo amore clave, a porto mini nave e campa al tempestato. Amore che dai luce ad omnia ca luce, la luce non è luce, lumen nel corporeato, luce illuminativa, luce demostrativa, non vene all'amativa chi non è in te illuminato. Amor, lo tuo effetto, da luma l'intelletto, demostrili l'obietto dell'amativo amato. Amor, lo tuo ardore ad infiammar lo core, unisce il per amore all'obietto incarnato. Amor, vita sicura, ricchezza senza cura, Lucan eterno dura, e l'ultra è smesurato. Amore, che dai forma ad omnia ca forma, la tua forma reforma l'om che è desformato. Amore puro e mondo, amor saio iocundo, amor alto e profondo al cor che ti sei dato, amor largo e cortese, amor con large spese, amor con mense stese fai starlo tuo affidato. Lussuria fetente, fugata della mente, le castità lucente, mondizia l'ha adornato. Amor tu hai quell'ama, donne lo core t'ama, scitito è con gran fama lo tuo innamorato. Innamoranza divina, alimal medicina, tu sani onne malina, non è tanto aggravato. O lengua scottiante, come si stata osante de farte tanto innante parlar de tale stato? Or pensa, quei ne hai detto dell'amor benedetto, onne lengua in defetto che de lui ha parlato, se lengua angeloro che sta in quel gran coro, parlando de tal scioro parlare scia linguato, nel tuo laudar non pugni, nel suo laudar non gli ogni, nanti l'hai blasfemato. Non te ne posso obbedire, che amor degli a tacere, l'amor voglio bannire, finché mon nasce il fiato. Non è condicione che vada per rasone, che passi la stasone, che amor non sia clamato. Clama, lengua e core, amore, amore, amore. Chi tace il tuo dolzore, lo cor li sia crepato. E credo che crepasse, lo cor che te assaiasse, s'amore non clamasse, crepara si affocato. S'amore non clamasse, crepara si affocato. Condivido con voi solo qualche verso e poi sarà dovere di ognuno andare a rileggere queste parole enormi. La prima espressione che mi colpì quando la sentì la prima volta è il secondo verso. Avete visto spesso che i quattro versi sono con tre versi che conchiudono con la stessa rima e poi un quarto che si modifica, che è diverso. Amor che non è amato, amor divino amore, amor che non è amato, amore che non sei amato. E questo grande mistero, perché l'amore non è amato? Pensate quando uno ama alla follia una donna, un uomo, ma perché non mi vuole bene? Pensate un martire che è amore, e noi vediamo che l'amore non è amato. Mi raccontava recentemente una missionaria della Caritas che è stato in Somalia, c'è una suora ruandese che aiuta tutti, l'hanno obbligata a scappare, lei che vuol bene a tutti, perché non può stare, perché non è, se no le tagliano la testa, se no lo uccidono. Perché non le vogliono bene lei che è amore, no? Pensate quando anche nelle famiglie alcune mamme vanno in crisi perché la figlia è lasciata dal ragazzo, ma come fanno a non amare mia figlia? È bellissima, è meravigliosa, no? Jacopone dice amore che non sei amato dell'amore di Dio, cioè quello che noi viviamo, dice ma com'è possibile che l'amore di Gesù non sia amato? Vai pazzi, a me piace questa espressione, Jacopone vai, mentre noi andiamo ai pazzi quando non ci amano, mentre una mamma va ai pazzi quando la ragazza viene lasciata dal ragazzo e viceversa, no? Per Jacopone la domanda è ma com'è possibile che Gesù che è l'amore sia amato, perché non lo amano, no? Eppure è amore che non è amato, cioè
proprio nel fatto che non è amato si manifesta quell'amore, come in quella suora che continua ad amare un popolo che non la vuole, lei continua a servirli, come una mamma continua ad amare il figlio che si droga, come una donna continua a perdonare il marito che l'ha tradita. È amore non amato, ma che è veramente amore, cioè proprio in quel momento si manifesta come tale. Pensate, si ripetono questa parola amore, 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 a un certo punto 3 volte l'avete proclamata. Amore consumativo, amore conservativo, cioè questa cosa opposta, l'amore ti consuma, l'amore ti conserva. Il poeta ci fa vedere con delle parole quella che è la nostra vita, no? L'amore ci consuma, vi ricordate anche il roveto ardente, no? Un roveto che viene bruciato. Per amore si perde la vita, chi si sposa si gioca la vita, chi ha un bambino, è chiaro che perde le notti, perde, eppure perde veramente la vita chi non ama, chi non si sposa, chi non diventa genitore. L'amore ti conserva, quello che ardente brucia, ma non si consuma, perché porta, l'amore è l'unica cosa che tiene la vita. O ferita ioiosa, ferita delettosa, ferita godiosa, sempre rima inosa, chi de te è vulnerato. Cioè, l'amore è una ferita, ma è gioiosa, è una ferita, ma è delettosa, è una ferita, ma è gaudiosa. Quando uno ama, si è rovinato, quando uno ama, perde la vita e sente che lo stomaco e poi il marito va fuori Roma a lavorare, poi dopo c'è la mancanza, eppure quella ferita... Chi non vuole essere ferito non ama, chi non trova mai un amico, eppure quella ferita è una ferita che è gaudiosa, è la gioia. Chi ama è l'unica persona felice, ci dice Jacopone, cioè se non sei felice è perché non sei dentro questa situazione. E poi un po' come Petrarca c'è questa espressione bellissima, amor, e tu d'entrasti, che sì occulto passasti, nullo signo mostrasti donne tu fosse entrato. Amore, ma come hai fatto a entrare nel mio cuore? Cioè, io fino a quel momento ero tranquillo, uscivo, andavo, vedo quella persona, da quel momento in poi mi brucia lo stomaco, non mangio, mangio. Cioè, come hai fatto a entrare? Io sono sempre lo stesso, sei entrato. E Jacopone lo dice... Probabilmente, immaginiamo Jacopone, un francescano appunto in questo luogo, che ha visto morire la sua donna, ha visto questa sua essere cristiana e entra Cristo nella sua anima, cioè entra l'amore di Dio. Come ha fatto entrare l'amore di Dio? Notate che Jacopone parla non della fede, ma dell'amore, come a dirci come tu non basta che credi a una donna, ma la devi amare. Così il rapporto con Dio non è semplicemente credergli, ma è volergli bene. E poi sono bellissimi questi sostantivi, no? Che abbiamo ascoltato. Amor la tua largezza, amor la gentilezza, amor la tua ricchezza, soprano immaginato, amore grazioso, delettoso, soavetoso. La larghezza dell'amore, la largezza in volgare, cioè l'amore è largo, l'amore è gentile. Vi ricordate quell'espressione? Guidami tu, luce gentile, che Newman riprenderà, cioè chiamare Dio gentile, l'amor cortese, l'amore gentile che ha gentilezza, cioè che non vuole possedere ma riesce ad amare. Amore puro e mondo, amor saio e iocundo, amor alto e profondo al cor che te sei dato, amor largo e cortese, amor con large spese. Al confronto di questo c'è solo una battuta, lussuria fetente, fugata della mente, de castetà lucente, immondizia l'adornato. Cioè, la lussuria fetente è quando io voglio il corpo di una persona, ma non c'è questo essere cavaliere, non c'è la larghezza, no? Noi lo scopriamo questa cosa quando, per esempio, vediamo la nostra amata vista come un oggetto da un altro, quando noi vediamo la donna che amiamo alla follia, che per l'autobus c'è uno che gli mette una mano sul sedere, o cioè noi vediamo, ci accorgiamo di che cosa vuol dire vedere un corpo e non un cuore quando un altro lo fa con nostra figlia, quando un altro lo fa con l'amica più cara. Ma come ti permetti, mia figlia, cioè, ma come ti permetti a pensare di usare quella? È una donna,
e alla fine canta Jacopone: e credo che crepassero cor che t'assaiasse, cioè chi ti assaggia crepa, perché per amore si muore, eppure s'amore non clamasse, creparasi affocato. Cioè è vero che chi ama perde la vita, non è più padrone di se stesso, ma è ancora più vero che se l'amore non chiamasse, io creperei affogato, creperei senza l'aria, non potrei vivere, no? Ecco Jacopone che ci parla a distanza di tanto tempo e le sue parole ci fanno sentire delle cose. L'amore, abbiamo sentito l'amore, l'amore che è ferita, l'amore che è tante cose meravigliose, l'amore che è anche luce, dice Jacopone nei suoi versi. Credo che i versi che abbiamo appunto ascoltato di Jacopone rappresentino molto bene una dichiarazione che c'è stata sempre quando è stata proclamata la giornata mondiale della poesia. Così si è espresso Giovanni Puglisi, che allora era presidente della Commissione italiana per l'UNESCO. Tra le diverse forme di espressione, ogni società umana guarda all'antichissimo statuto dell'arte poetica come ad un luogo fondante della memoria, base di tutte le altre forme della creatività letteraria ed artistica. Davide Rondoni, tu sei un poeta, e da te vogliamo una risposta a questa memoria, a questo amore che è tante cose, che è ferita, che è luce. Vogliamo delle risposte, una tua risposta anche poetica. Intanto buonasera, grazie. Io non so se esiste una unità di misura del disagio, nel senso, non so, se si misura in tonnellate, io ho 25 tonnellate di disagio addosso, perché prima c'è il racconto di Petrarca, poi Jacopone, poi queste riflessioni, e poi dico, adesso tocca a te. È chiaro che per uno che prova a scrivere poesie, stare in questo luogo, con quello che è stato raccontato e detto, è appunto estremamente disagevole, però forse la poesia ti condanna un po' al disagio sempre, quindi non è una condizione nuova, ti senti sempre un po' spostato, un po' fuori posto. E alle tante cose che sono state dette aggiungo solo due cose, poi leggo una poesia. Una viene, ascoltando quello che è stato detto, la riflessione sull'amore è la riflessione che genera la poesia, anche storicamente, non solo Jacopone, Petrarca, ma pensate, tutta la grande poesia europea nasce dalla riflessione dei trovatori e soprattutto quello che poi arriva a sintesi in Dante, probabilmente. Ma insomma, la riflessione sul poetare coincide con la riflessione dell'amare. Già Sant'Agostino aveva creato, visto qualche legame addirittura tra Eros e poesia. Ma senza voler inseguire troppo queste cose per le grandi strade che hanno percorso, c'è quel vecchio lupo di Ungaretti, che amava moltissimo Jacopone, che a un certo punto dice: la parola amore non è solo il tema della poesia italiana, Petrarca, Dante, ma è la parola luce, tant'è vero ripetuta 5 volte dall'endecasillabo perfetto. C'è una strana coincidenza tra la parola amore ripetuta 5 volte e la forma tipica del verso italiano. Quindi c'è un intreccio assoluto tra la riflessione sulla poesia, perché la poesia che cos'è se non una sorta di inseguimento amoroso della realtà, dove la parola amorosa, amoroso, è una parola drammatica. Io ho fatto un libertino una volta che si chiama L'amore non è giusto. Molti sono arrabbiati con questo titolo, ma io sono convinto che l'amore non sia giusto. Aggiungerei per fortuna, nel senso che io non penso di essere amato giustamente, cioè secondo i miei meriti, spero che neanche voi siate amati secondo i vostri meriti, e c'è una dose di sproporzione sempre nell'amare, nell'essere amati, in quello che un'immagine, in quello che succede. E questa ingiustizia dell'amore è lo stesso fondamento della libertà divina. Per questo la riflessione su queste cose è sempre, si sposta sempre, la riflessione sulla poesia, su Dio, sull'amore, è difficile fermarla in un campo solo. Però su questo ho aggiunto una cosa che anche nei versi di Jacopone, anche proprio per il suo martellamento, fa venire in mente. Cioè che l'amore non è un sentimento,
questa è forse la cosa con cui dobbiamo combattere di più. Cioè, noi in genere pensiamo che l'amore sia un sentimento, che sia una cosa come che noi proviamo. Prima veniva messo in luce questo topos della poesia che arriva da Pupone, anche Michelangelo usa la stessa espressione espressamente, cioè come hai fatto entrarmi addosso, dentro, come è successo? Quindi l'amore non è un sentimento che io provo, ma è una forza che mi conquista. Mio nonno, che per me è sempre stato una grande autorità in materia letteraria, anche se non ha mai scritto una poesia e forse mai letto un libro, quando gli chiedevo da ragazzo, siccome lui, come tutti noi romagnoli, era un po' esperto in materia, io mi definisco cattolico anarchico di rito romagnolo, che è un rito che ha qualche distonia con il rito petrino, non so. Quindi chiedevo a mio nonno, ma tu nonno come facevi con le ragazze? E lui mi diceva, andavo lì e dicevo, signorina, sento un trasporto per lei. La parola trasporto è molto interessante, non solo perché indica quella cosa che appunto dovresti innamorarti della figlia del notaio e invece ti innamori della barista mezza drogata, se il trasporto ti comanda. Non si comanda il cuore, c'è un trasporto che ti prende, non sei tu che decidi. In Romagna, non so se anche qui la parola trasporti si usa anche per i funerali, cioè in tutti e due i casi vai e non decidi tu, diciamo così, insomma, tocca andare e vai. E in questo c'è già una ingiustizia, perché non ti innamori di chi vuoi, a volte no, non è così. E questa cosa appunto del trasporto lo dico perché c'è una questione, l'amore è una forza. L'amore che muove solo altre stelle. L'amore è una forza, non è un sentimento. I sentimenti sono la conseguenza di questa forza che entra in campo. I sentimenti a volte possono essere contrastanti. Ci può essere l'assoluta fiducia e contemporaneamente la gelosia. Ci può essere la passione e a volte invece il raffreddamento. Cioè i sentimenti provocati dalla forza dell'amore non sono l'amore. L'amore è la forza che genera tanti sentimenti a volte contrastivi. Noi se scambiamo le due cose, come si fanno fare i film americani o tanta fiction o tanta televisione banale, rischiamo di fare confusione. L'esempio, scusate, molto banale che lo faccio spesso è che avendo dei figli, quando il terzo figlio piange alle 3 di notte, il sentimento che provi è di tirarlo fuori dalla finestra. La forza per cui ti alzi è l'amore, no? Bisogna distinguere tra le due cose. Ora, lo dico perché la domanda che ha fatto lui è drammatica. Perché all'amore si può dire di no? Mistero abbastanza feroce. Perché l'amore è una forza e a questa forza si possono opporre altre forze. Noi abbiamo un'idea un po' meccanica della vita, per cui siccome c'è un sentimento ci deve essere una conseguenza. No, è una forza, ma a una forza se ne può opporre un'altra. Il verso più bello d'amore, infatti, che mi ha scritto, è in un cantico in cui non si parla di Dio, ma si parla solo d'amore. Perché io, per esempio, non sono, piccola parentesi, non credo che si possa distinguere il tema dell'amore umano e l'amore divino. O meglio, si può fare, diciamo così, per chiarimento di termini, ma nell'esperienza umana non si dà questa differenza. Perché sono entrambi uno squilibrio verso l'alterità. Poi se sei scemo pensi che l'alterità finisca in una donna. Se sei intelligente capisci che l'alterità procede oltre, non perché l'annulla, perché lei ti fa vedere ancora di più. Ma dicevo, questa opposizione tra forze è in un verso più bello d'amore mai scritto, che è un verso del Cantico dei Cantici, dove a un certo punto questo oscuro pecoraio, mai laureato, non sappiamo, mai onorato da nessuno, non sappiamo nemmeno il nome, dice l'amore è forte come la morte. Indicando le due forze che si oppongono sempre, perché l'amore è unione, è congregazione, è composizione, la morte è disgregazione, è dissipazione, è necrosi. Queste sono le due forze che si oppongono sempre, ed è una lotta che non è che è finita una volta, c'è sempre, c'è continuamente. E tutti i giorni tu puoi decidere se lasciare dietro di te più amore o più morte fino all'ultimo momento, e quando pensi a chi ti ha preceduto, pensi a più amore o più morte? Tuo nonno ti ha lasciato più amore o più morte? Cosa è successo? Ora questo lo dico perché la vita è una contesa, una lotta, avrebbe detto San Paolo. E la lotta tra questi due termini, non tra vita e morte. Ci mettono in testa che la contesa sia tra vita e morte, ma questa è una contesa finta. Perché conoscete una vita senza morte? Non è possibile. Vita e morte sono lo stesso campo, diciamo così, biologicamente. Il problema è se c'è un'altra forza come la morte. E questa forza non è la vita intesa come durata della vita, questo lo sappiamo.
ma lo dico perché appunto quando si parla d'amore bisogna parlare di una forza, per questo è anche terribile, è una forza che se non hai, diciamo così, una cultura, nel senso non di tanti libri letti, ma una chiave interpretativa, è una forza terrificante. Non ci possiamo stupire che per amore a volte si fanno delle cose gravissime. E come sappiamo anche i greci, una forza tellurica. L'amore non è solamente una forza pacifica, è una forza tellurica, è un assolutamente altro. È il tremendo di Rudolf Otto, perché ha studiato queste cose in antropologia. Ma lo dico perché parlare di amore non è una cosa facilmente addomesticabile. Per questo i poeti si sono dedicati, perché i poeti frequentano cose rischiose, non cose pacificate. E parlare d'amore è come parlare di Dio, e Dio non è un gatto sul divano. Parlare di Dio è tremendo, fa tremare i polsi, non mette le cose tanto a posto, le scombina. È una forza che è un po' ingiusta, che entra in tutte le nostre idee di giustizia e le rompe. E perché noi siamo un po' abituati, per cultura ricevuta, a pensare all'amore come una sorta di sentimento caramelloso. Poi ci stupiamo che non è così. Mentre invece l'amore è una forza, si muove il sole e le altre stelle, come diceva Dante, capite che non è proprio una cosetta che si governa facilmente. Scusate, vi leggo una poesia, sollecitato, ne avevo pensato un'altra, ma ascoltando ho pensato di cambiare. È una poesia, intanto nata qui a Roma, faccio anche, come sapete, che Petrarca si vantava di non aver mai letto Dante. Ovviamente non è vero, chi ha studiato il canzoniere vede un sacco di dantismi, però era come, vi ricordate, Mohammed Ali Kassouskleï, che diceva che non aveva mai visto il combattimento di un altro pugile famoso. I grandi fanno così, ma quello non lo conosco, no? Poi invece, ovviamente non è vero. Però Dante, che vive, come sapete, pochi anni prima di Petrarca, e che prova un'idea dell'amore completamente diversa. Il canzoniere, con tutto il rispetto del buon Petrarca, è un canzoniere d'amore pentito. Lui non vorrebbe essersi innamorato di Laura, a cui dedica cose bellissime, ma in fondo il canzoniere è un amore pentito. Non doveva succedere. Porca miseria, proprio in chiesa mi sono andato a innamorare di una donna e non doveva succedere. Dante non gliene frega niente. È contento di essersi innamorato di Beatrice ed è un grande viaggio. A un certo punto di questo viaggio, Dante, che ha Beatrice nell'assoluta alterità della morte, è l'alterità del tu, anche una donna che ti porti a letto 10.000 volte rimane un tu inesauribile, insomma sei scemo, cioè è sempre altro, questa è la grandezza della poesia cortese, della poesia trovadorica, aver stabilito questa assoluta alterità, per cui devi essere cavaliere, cavaliere vuol dire che ti nobiliti perché rispetti una cosa che non è tua, quando anche stia con te, quando anche sia a letto con te, non è tua. Ora, Petrarca, Dante, in questo suo lungo viaggio, attraverso una donna che non gli nega Dio come Laura, ma glielo porta, in questa bellissima immagine finale dell'Amen di Beatrice, che nel cielo dei Beati fa così per lui, unisce le mani, in fondo alla poesia di San Bernardo, una delle pezze più vertiginose della poesia. Durante questo viaggio incontra però tante figure, tra cui due figure che sono due amici, e inventa un'espressione, Dante, dove dice: se io mi intuassi come tu ti immii, se io potessi essere come dentro di te, come tu sei dentro di me, situando in questo una sorta di legge dell'amicizia. L'amicizia è una forma dell'amore, l'amore ha tante forme, non è una sola, ne ha tante, è sempre amore ma ha tante forme. L'amicizia si dice, ma sempre di tutti i più saggi, che è la forma più bella dell'amore, perché è un rapporto non economico, non c'è scambio, cioè io sono legato a te e tu a me gratuitamente, tant'è vero che anche tra amanti, tra marito e moglie, tra fidanzati, se non si diventa amici, poi quell'amore cade, se non c'è anche amicizia, quell'amore cade. E lui mette in scena questa cosa, l'undicesimo del paradiso, mi ha colpito molto, finisco, anche da questa suggestione letteraria, poi da fatti miei che non vi riguardo, nasce questa poesia che dice così. Tu dici intuarsi è segno dell'impossibile e io mormoro con occhi da killer innamorato, immiati, non restare lì nel dove non sei qui, perché vedi è impossibile tutto e non c'è dove il tuo viso non sia, anche Roma o cos'è
nei grandi stormi va via. Non c'è vena d'alabastro in petto, fiato gridato nell'alcol, che possa farmi dire non tu. Solo un impazzito d'amore poteva, senza potere più nulla, inventare queste parole. Io mi intuo, come tutti i miei, nella commedia umana e celeste, farle precipitare per le scale del suo dolore, qui tra i denti, compostissimi, furenti, baci, le tende rotte alle finestre, darti questa carezza, è il segreto del mondo. Immiati, mi intuo, e spegni la luce, che vediamo nella notte sorgere la città. Che ci ha regalato Davide Rondoni ci introducono, credo, sì, naturalmente, perché noi non sapevamo cosa ci avrebbe letto Davide questa sera, però ecco, si è creato un filo conduttore bellissimo che ci riporta subito a un altro tema del nostro incontro e un'altra poesia che è stata scelta da Don Andrea. Si tratta di una poesia di Wisława Szymborska, una poetessa polacca contemporanea, morta nel 2012 e che ha ricevuto il premio Nobel per la letteratura nel 1996. Il critico tedesco Marcel Reich-Reinicki ha affermato: Szymborska è la poetessa più rappresentativa della sua nazione, la cui poesia lirica, ironica e profonda tende verso la poesia lirica filosofica. Don Andrea, ci introduci i versi della Szymborska sulla morte senza esagerare. Anche qui è solo una suggestione personale. Io ho scoperto questa poetessa attraverso un regista che ho amato moltissimo, Kieslowski, un regista polacco. Quando ho saputo per caso della telegiornata della sua morte mi sono commosso, cioè avevo visto tutto il decalogo, ho visto film blu, film bianco, film rosso, e così mi ha fatto tantissimo riflettere nel suo modo di presentare il mistero della vita, e avevo letto appunto che lui si era ispirato, era stato colpito pur non conoscendo questa poetessa, e in particolare anche chi non l'ha visto non ha alcuna importanza. A me aveva colpito questo fatto, ne parlavo con i miei fratelli, che in questi film, in questi 10 film in cui Kieslowski individua il problema dei 10 comandamenti, cioè come si potrebbe porre oggi il comandamento non avrai altro Dio, onora tuo padre e tua madre, non desiderare la roba d'altri e così via. C'era sempre una figura, quasi sempre di una persona difficile da individuare, come un angelo o come il destino, come un demone, la poesia della Szymborska è equivoca, che sta a un certo punto della scena. Per esempio nella prima scena c'è un lago ghiacciato dove dei ragazzi pattinano, c'è un figlio di un papà, e questa figura mette il fuoco, quindi pian piano si consuma il ghiaccio e questo bambino ci passerà sopra e non è importante dire cosa succede, no? E lui dice: io in questa figura vedo la Szymborska che si interroga sulle differenti situazioni della vita, sui casi della vita. È successo una cosa, poteva succedere il contrario, c'è una cosa che è bellissima ma insieme ha un risvolto problematico, oppure una cosa problematica che ha un risvolto positivo. Vi leggo solo un passaggio di un'altra suo brano per farvi capire questa cosa, e dice a un certo punto, un testo in cui parla di due persone che pensano di essersi conosciute per la prima volta in quel momento, sono entrambi convinti che un sentimento improvviso li unì. È bella una tale certezza, ma l'incertezza è più bella. Non conoscendosi prima credono che non sia mai successo nulla fra loro. Ma che ne pensano le strade, le scale, i corridoi dove da tempo potevano incrociarsi? Vorrei chiedere loro se non ricordano una volta, un faccia a faccia, forse in una porta girevole, uno scusi nella ressa, uno sbagliato numero. Ma conosco la risposta, non lo ricordano. Cioè la Szymborska è come se dicesse: ma quante volte noi ci siamo già incontrati fra di noi, con Dio, con un amico,
da bambini nella scuola, andando nell'estate, e non sapevamo che ci saremmo poi ritrovati. Pensate a quella, alcuni mesi fa c'è stata la situazione di un cinese che aveva scoperto in una foto di aver già fotografato sua moglie, ora reciproco, non ricordo bene, cioè era andato in un posto e quella che poi era la donna della sua vita l'aveva fotografata dietro di lei senza mai averla incontrata, avendola incontrata per caso. Ecco, la Szymborska, a differenza di Jacopone, parla dell'incertezza della vita, cioè parla della sua bellezza e della sua difficoltà, e in questa poesia affronta il tema del mistero della vita e della morte che è sempre un passo indietro rispetto alla vita, che è più bella e più grande, eppure sempre le due sono vicine. E allora di Wisława Szymborska ascoltiamo Sulla morte senza esagerare, la voce di Caterina Rossi. Non si intende di scherzi, stelle, ponti, tessitura, miniere, lavoro dei campi, costruzione di navi e cottura di dolci. Quando conversiamo del domani, intromette la sua ultima parola a sproposito. Non sa fare neppure ciò che attiene al suo mestiere, né scavare una fossa, né mettere insieme una bara, né rassettare il disordine che lascia. Occupata ad uccidere, lo fa in modo maldestro, senza metodo né abilità, come se con ognuno di noi stesse imparando. Vada per i trionfi, ma quante disfatte, colpi a vuoto e tentativi ripetuti da capo. A volte le manca la forza di far cadere una mosca in volo. Più di un bruco la batte in velocità. Tutti quei bulbi, baccelli, antenne, pinne, trachee, piumaggi nuziali, pelame invernale testimoniano i ritardi del suo svogliato lavoro. La cattiva volontà non basta e perfino il nostro aiuto con guerre e rivoluzioni è, almeno finora, insufficiente. I cuori battono nelle uova, crescono gli scheletri dei neonati, dai semi spuntano le prime due foglioline. E spesso anche grandi alberi all'orizzonte. Chi ne afferma l'onnipotenza è lui stesso la prova vivente che essa onnipotente non è. Non c'è vita che almeno per un attimo non sia immortale. La morte è sempre in ritardo di quell'attimo. Invano scuote la maniglia d'una porta invisibile. A nessuno può sottrarre il tempo raggiunto. Questa poesia si vede il tormento di una donna che non si può definire credente, che però cerca attraverso la parola e la meraviglia della vita di scoprire un senso nelle cose, e lo fa in questa poesia appunto non con uno sguardo credente, dicendo che la morte, che sembra l'assoluta dominatrice dell'universo, che è la grande nemica, che è la grande avversaria, che è il male, in realtà è sempre in ritardo. E siamo noi la prova che la morte è in ritardo, perché noi siamo amici, perché noi ascoltiamo poesie, perché mangiamo i dolci, perché spunta la primavera. E lei che trionfa nelle guerre, però non riesce mai a vincere del tutto e nascono i bambini. Ecco, la Szymborska con la sua poesia ci pone dinanzi al mistero della vita, di cui lei conosce bene il peso del male, la forza, l'oppressione della morte e del male, ma insieme ne sa come vedere un'altra faccia, ne cerca una libertà che noi cristiani sappiamo dov'è, lei non riesce a vederlo pienamente.
Non si intende di scherzi, stelle, ponti, tessitura, miniere, lavoro dei campi, costruzione di armi, cotture di dolci. Lei non si intende, ma noi queste cose invece le conosciamo bene, le amiamo. Non sa fare neppure il suo mestiere. Tutti quei bulbi, baccelli, antenne, pinne, trachee, piumaggi nuziali, pelame invernale, testimoniano i ritardi del suo svogliato lavoro. Ecco, in tante sue opere, la Szymborska, che è una testimone di questo tempo in cui noi viviamo, cerca qualcosa che dica la bellezza della vita senza riuscire ad affermarla in totalità. Vi leggo solo altri due passaggi di altre sue due opere che illuminano, perché è un tema ricorrente. C'è un'altra lirica che si chiama Disattenzione. Ieri mi sono comportata male nel cosmo. Ho passato tutto il giorno senza fare domande, senza stupirmi di niente. Ho svolto attività quotidiane come se ciò fosse tutto il dovuto. Ispirazione, espirazione, un passo dopo l'altro, incombenze, ma senza un pensiero che andasse più in là, dell'uscire di casa e del tornarmene a casa. Il mondo avrebbe potuto essere preso per un mondo folle e io l'ho preso solo per uso ordinario. Nessun come e perché, e da dove è saltato fuori uno così, e a che gli servono tanti dettagli in movimento. Ero come un chiodo piantato troppo in superficie nel muro, oppure, e qui è un paragone che mi è mancato. È anche un po' ironica perché dice sto per fare un altro verso e non so più cosa dire, mi fermo qui. E vi leggo un'altra piccolissima lirica che tocca lo stesso tema, è una piccolissima lirica su Vermeer, che noi diciamo Werner, il famoso pittore cattolico che visse nel ghetto dei cattolici, era recluso, non poteva uscire con i figli Petrus, Ignatius, eccetera, eccetera, perseguitato, che fa queste opere meravigliose, queste pochissime opere a cui dedica tutta la sua vita. E la Szymborska dice, è una poesia di 6 versi, finché quella donna del Rijksmuseum, nel silenzio dipinto, in raccoglimento, giorno dopo giorno versa il latte dalla brocca nella scodella, il mondo non merita la fine del mondo. Davide, la morte comunque, ma anche la vita. Prima dicevi una frase che mi ha colpito, no? La poesia è un inseguimento amoroso della realtà. Trovo che questa espressione che hai usato faccia un po' il paio con un'altra dichiarazione che tu hai fatto tempo fa in un'intervista alla Stampa, al quotidiano La Stampa, dove hai dichiarato che la poesia mette a fuoco la vita. Dunque, gli occhi del poeta come affrontano, come vivono, come penetrano il mistero della vita e il mistero della morte? Intanto è importante, non esistono gli occhi del poeta, come se il poeta fosse un tipo umano solo. La poesia è un'arte e ci sono tanti occhi diversi che portano quest'arte. Per esempio lo sguardo della Szymborska l'abbiamo visto, uno sguardo che nell'ironia, nel rovesciamento, cerca una sorta di consolazione. Non credo però che dire che la morte in ritardo possa funzionare di fronte ai genitori del bambino di 2 anni che a Bologna è caduto dal cambio di carnevale e morto. Quindi è una poesia finta. Che le poesie per essere vere devono valere di fronte al dolore innocente dei bambini, diceva Dostoevskij. La nostra epoca è prima la Szymborska, perché è rappresentativa della nostra epoca. Ma la nostra epoca non sa dire delle cose, non le vuole dire. E questo va tenuto presente perché ogni epoca ha occhi di poeti diversi. E quindi non esiste l'occhio del poeta come se fosse una sorta di assoluto, no? Sono tanti uomini che, per esempio, mi colpiva prima ascoltando i Componi da Todi, mi ritornavano in mente alcuni versi di Rumi, poeta che appartiene a tutt'altra tradizione, che però sull'amore dice cose simili. È un'altra tradizione completamente, anche se certe esperienze di grande monachesimo si sono toccate, no? Però con tutta la diversità si possono dire delle cose simili, ma si può mettere a fuoco la realtà in modo molto diverso. Cos'è che unisce, diciamo così, l'esperienza degli artisti della poesia?
il fatto che si lasciano colpire dalla realtà, che stanno attenti, che magari appunto vedono delle cose che tutti vedono e danno voce a quelle cose lì. Poi ogni sguardo di poeta mette a fuoco la vita in modo diverso. Montale non ha lo stesso sguardo di Ungaretti, Ungaretti non ha lo stesso sguardo di Caproni, e Caproni non ha lo stesso sguardo di Mario Luzzi. I Nobel li danno ad alcuni sguardi, non ad altri. Lo danno a Cimbosca, non a Fardoschi, che forse è un poeta polacco più bravo, o a Krivinsky. Ecco, lo dico perché la poesia, come tutta l'arte, non è un pezzo di paradiso in terra, non è un pezzo di mondo salvato, ma un pezzo di mondo messo a fuoco. E quindi messo a fuoco anche in tutte le sue varietà, diversità, drammaticità, ambiguità, opacità. È bellissimo il racconto messo di prima di Petrarca, che giustamente Petrarca pompa la cosa, poi subito dice però mi hanno versato di tutto addosso, perché il mondo è così. Non è solamente un modo per schermirsi, ma per far capire. Poi noi che veniamo dopo Baudelaire, quella corona ce la siamo tirata via addirittura, senza che nessuno ci buttasse addosso qualche cosa. Ecco, lo dico perché rischia di esserci una sorta di banalizzazione dell'arte, che molto spesso coincide con la sua idolatria, con la sua usare la poesia o l'arte come un surrogato della fede o della religione. Certo, sono tutte cose legate, ma non è che una sostituisce l'altra. Per questo, tornando un po' anche al tema toccato, e faccio nome in termini dialettici positivi, spero, vuole leggere appunto quello che invece scrive Ungaretti a proposito della morte, ma della morte di suo figlio di 9 anni. Qui Ungaretti in Brasile perse un figlio di 9 anni, come forse sapete, e scrisse una delle poesie insomma, più incredibili che siano mai state scritte, che secondo me da 10 km di distanza la poesia del Cimbosca, con tutto il rispetto per la signora ovviamente, però insomma c'è il barbero e c'è il tavernello. E in questa poesia, Ungaretti, cioè, è un po' più lungo, io leggo solamente un pezzo, a un certo punto in questa poesia Ungaretti, in maniera molto netta, su più anni netto, dice la bocca si contorse in lotta, muore questo ragazzino di una malattia tropicale non curata bene. La bocca si contorse in lotta muta, un bimbo è morto, 9 anni, chiuso cerchio, 9 anni in cui né giorni né minuti mai più si aggiungeranno. In essi si alimenta l'unico fuoco della mia speranza. Posso cercarti, posso ritrovarti, posso andare, continuamente vado, a rivederti crescere da un punto all'altro dei tuoi 9 anni. Io di continuo posso, distintamente posso, sentirti le mani nelle mie mani, le mani tue di parvulo che afferrano le mie senza conoscerle, le tue mani che si fanno sensibili, sempre più consapevoli, abbandonandosi nelle mie mani, le tue mani che diventano secche e sole, pallidissime, sole nell'ombra sostano. La settimana scorsa eri fiorente. Ti vado a prendere il vestito a casa. Poi nella cassa ti verranno a chiudere per sempre. No, per sempre sei animo della mia anima e la liberi. Ora meglio la liberi che non sapesse il tuo sorriso vivo. Provala ancora. Accrescere la forza, se vuoi, sino a te caro, che mi innalzi dove il vivere è calma, è senza morte. È un po' diverso che giocare con i ritardi presunti della morte. Scrive un verso così, ma è sempre con questo uno dei versi più terrificanti, più belli che sono mai stati scritti, no? Perché proprio ho scritto così, se lo vedete. E poi nella cassa ti verranno a chiudere, per sempre, punto, no. Per sempre, questo verso qui è come se fosse un architrave, per sempre, punto. No, per sempre sei animo della mia anima e ora meglio la liberi che potesse il tuo sorriso vivo. Come fa un padre a scrivere una cosa così? O si è bevuto il cervello? Oppure sa che l'opposizione non è tra vita e morte, ma tra un amore che si radica in una cosa che si chiama resurrezione. E di qui non ci si muove, cioè non ci sono altre possibilità. O c'è la risurrezione, o ci possiamo consolare con le poesuole della Cimbosca, con non pensarci, ma siamo dentro una battaglia perduta, vita e morte. Noi possiamo distrarci, è anche bello, però
sappiamo che la partita è qua, oppure c'è un'altra, no, per sempre. Ma in questo caso qui mi ha sempre fatto i brividi, perché parte di chi ha dei figli capisce cosa vuol dire dire una cosa così, ti fa mancare, no? Solo a pensare. Comunque lo dicevo perché secondo me appunto non esiste lo sguardo del poeta inteso come un unico sguardo. Dicevo prima, per Petrarca Laura è un idolo da cui bisogna scappare. Per Dante Beatrice è una donna che ti guida fino a Dio, sono due cose completamente diverse. Grandissima poesia entrambe, non è che una è bella e una è brutta, però sono due cose completamente diverse. E questo è anche bello, perché appunto l'uomo non è tutto uguale, sono tante esperienze che poi si arricchiscono e si parlano insieme. La questione della morte, insomma, anche stamattina, no, ieri, un'altra, un piccolo seminario su poesia e cinema, c'è una ragazza che mi fa: ma i poeti scrivono sempre perché sono tristi? Tipica domanda che non mi fa del poeta, no? Siccome in genere non è che comunque, ma cos'è la tristezza che muove la poesia, no? È lo sconforto, pensando a tutti, siamo a 200 anni, Leopardi ha scritto l'infinito sul povero Leopardi, che non era sicuramente un allegrone e non ha avuto molta fortuna nella vita, ma si sogna, è diventato una specie di topo sbagliato. Un Leopardi che diceva che era felice mentre scriveva, quindi non sono tante banalità da fare fuori. Però io ho riflettuto un po' su questa cosa, ma me l'hanno chiesta 200 volte, no? Invece, ma i poeti scrivono perché sono tristi. In realtà io credo che ci sia un aspetto che è stato toccato prima anche nelle letture. Non è la tristezza o il dolore in quanto tale che muove l'aspetto artistico, se volete, o l'ispirazione, ma è il fatto che nel dolore, probabilmente, e solo in certi dolori così gravi, tocchi più evidentemente una verità. È la verità che muove, non il dolore in quanto tale, ma il dolore è come se fosse quell'esperienza per cui più velocemente, più insindacabilmente, meno distrattamente, fai un'esperienza che è l'esperienza della verità. Siamo limitati, sei limitato e senti l'urgenza, il dolore di questo limite, perché come diceva Pardi abbiamo comunque il senso dell'infinito, se no sentiremo i limiti, prenderemo atto e basta. Noi non prendiamo atto del limite sentendolo, perché abbiamo in qualche modo un problema dell'infinito. Questa cosa nel dolore è come se venisse in scena velocemente, è come se il dolore fosse appunto una spinta che ti porta subito a vedere questo panorama. Siamo limitati e non ci piace molto essere limitati, vorremmo l'infinito, siamo fatti anche di desiderio dell'infinito. Questa esperienza però non si fa solo, diciamo così, che il dolore la fa fare più facilmente ai distratti, a tutti noi. Ma in realtà, come fanno vedere certe spie del linguaggio, è un'esperienza che si fa sempre. Io mi sono sempre chiesto, per esempio, perché si dice ti amo da morire e non ti amo da fare una passeggiata? Perché mi dice mi piace da impazzire? Perché in tutte le esperienze, anche in esperienza erotica, in tutte le esperienze in fondo, se le fai coscientemente, diciamo così, se ci pensi, in tutte le esperienze conosci un limite. Chi ama una persona capisce che tutto l'amore che prova a dare a quella persona non basta nemmeno ad aumentare di un grammo la felicità dell'altra persona. Non è un'esperienza di limite questa, certo è un'esperienza di limite, è che non ci pensiamo. Allora io credo che questo aspetto della morte, del dolore riguardo la poesia, lo sguardo del poeta, la domanda, non perché in sé il poeta è gente che si pasce di dolore o sì, magari qualcuno qua ha un temperamento, io ho un sacco di amici poeti e ci divertiamo abbastanza, e non è che non è una vita triste nel senso di mesta, però c'è questa attenzione a un punto di verità dell'esperienza sempre, nella gioia, nel dolore, nel piacere, nella fatica, nella speranza, cioè in tutte le esperienze tocchi questo gioco limite infinito, e credo che sia toccare questa esperienza che fa sorgere eventualmente un'energia anche creativa, se vogliamo chiamarla così, o di parola che prova a dire appunto la verità dell'esperienza. Per finire vi dico una poesia mia. È una poesia un po' strana, che però riprende un po' quello che abbiamo provato così, un po' veramente, un po' incautamente a dire qui, che è appunto su questo conflitto tra amore e morte, sempre ricordando mio nonno, il trasporto, eccetera, eccetera. E una volta stavo facendo una lettura di poesie nella mia terra, in Romagna, e con me c'era un amico poeta che ha letto una poesia bruttina, devo dire,
lui è d'accordo con me che non fosse granché, però in questa poesia c'era un mezzo verso che mi è rimasto conficcato nel cervello, chissà dove, e che mi sono portato dietro, che ho usato in questa poesia che sentirete e che è l'inizio e poi la poesia ho ripetuto 2 o 3 volte. Il caso ha voluto che in quei mesi lì stessi preparando per una roba televisiva, per un libro, insomma mi stavo informando su Gerusalemme, la guerra, queste cose qua. E trovo un epistolario tra madre e figlia, in cui una madre israeliana dice con la figlia, con quelli, intendenti palestinesi, si può fare solo la guerra. Posizione terribile, forse bisogna viverla, però insomma, posizione terribile. E la figlia risponde alla madre con una lettera che inizia esattamente con le stesse parole di quella poesia del mio amico, che me l'ho portato dietro da quei mesi. E allora, da tutte queste cose, altri fatti, che sono fatti miei, perché non vi deve interessare la vita dei poeti, quello che scrivono, è nata questa poesia che dice così. Possiamo soltanto amare, il resto non conta, non funziona. Al mattino appaiono la tazza, il vecchio pino, le zolle umide, il fumo dell'alito mentre apri l'auto nel gelo. Potevano non apparire, non arrivare più qui alla riva degli occhi. E l'estate c'era, c'è nella calda, bruna memoria dei rami tagliati, i visi diventano ricordi, le voci gridate, stracci silenziosi. I denti conoscono il sapore del niente e l'oblio che ha portici e portici infiniti. Possiamo soltanto amare, strappandoci felicemente figli dalla carne, parlando d'amore continuamente, ubriachi, feriti, vili, ma con gli occhi lucenti come laser di fiori splendidi, e il canarino nel palmo della mano, mormorare come dare baci nell'aria. Il rametto profumato non si rattrizza con i colpi della nostra ira. Lo sguardo di tuo figlio non perde il velo di tristezza se glielo togli 1000 volte dal viso. Possiamo soltanto amare, fino all'ultimo nascosto spasmo che nessuno vede e diviene quella specie di sorriso che si ha nell'abbraccio finalmente di morire come scendendo nell'acqua. Le stelle a miriadi saranno testimoni e i venti, passati una volta accanto sulla gioia profonda delle ossa, diranno era fatto di allegria, amava, oppure non diranno niente e poi niente per sempre. Possiamo soltanto amare, il resto è il teatro amaro dell'impotenza sotto il sole giaguaro. No, prima il poeta non è un tipo assoluto, eccetera, però esistono anche gli storici della letteratura che danno delle definizioni, ecco, allora poi mi dici. E io cito Pesantis, il padre della storia della letteratura italiana, che dice a proposito dei poeti: chiamo poeta colui che sente confusamente agitarsi dentro di sé tutto un mondo di forme e di immagini. Forme dapprima fluttuanti, senza determinazioni precise, raggi di luce non ancora riflessa, non ancora graduata nei brillanti colori dell'Inde, suoni sparsi che non rendono ancora armonia. Ti riconosci in questa definizione? Penso che in questo ci riconosciamo tutti. Cioè, se bastasse questo per scrivere poesie, tutti scriveremo poesie, perché nei momenti di sentimenti confusi, di cose, tutti ovviamente. Credo che questa sia una parte della definizione di De Sanctis, cioè io non penso di avere un'interiorità più ricca di mia nonna, che non ha mai scritto un libro, non penso che siccome ne ho scritti 50 io ho delle cose dentro che gli altri non hanno, non penso questo, non penso che ho visto le cose, cioè non sono particolarmente sensibile, c'è gente molto più sensibile di me che non ha mai scritto niente. Il problema non è quello, il problema è che la poesia è un'arte, quindi c'è un talento sicuramente, che però non è un talento del sentire, perché c'è gente che sente profondamente la vita molto spesso più dei poeti, o come poeti se vogliamo usare questa espressione. Poi non è un talento del sentire, è un talento del comporre, è un talento del comporre. L'arte è tutta composizione, gli uomini non creano, neanche le immagini che inventano se le creano, ma è sempre una composizione, Dio crea, gli uomini compongono. E quindi c'è un talento di composizione che fa l'artista, non un talento del sentire. Io veramente ho conosciuto un sacco di gente che non ha mai scritto una riga, ma ha un sentire della vita profondissimo, molto meglio di tanti scrittori per certi aspetti.
ma c'è un talento compositivo che fa di quella specie di magma che ribolle a tutti noi dentro quando la vita ci colpisce, non ci ferisce, non ci carezza, fa di quel materiale lì un elemento di composizione. E questo è l'arte, che è sempre compositiva e per questo non può mai essere nichilista. Perché siccome è sempre compositiva l'arte, anche se, come tu dici De Sanctis, Leopardi, anche se Leopardi parla di cose tristissime, ti aumenta la voglia di vivere. Perché c'è una sorta di forza della composizione. L'arte è sempre compositiva, quindi anche quando anche affermasse concettualmente che tutto è nulla, in realtà sta facendo il contrario. E quindi comunica la sua forza in questo modo. Questo è uno dei motivi per cui una società, una cultura scettica e tendenzialmente nichilista come la nostra, l'arte la onora a parole. Poi chissà come mai il 60% dei ragazzi italiani a scuola non incontra l'arte. E se la incontra, incontra storia della letteratura, storia dell'arte, cioè non l'arte, ma un suo simulacro. Questo tenere sotto il problema dell'arte, di cui si vedono i frutti nella cultura, è un problema grosso, perché l'arte è una sorta di forza compositiva, di atto compositivo, che appunto fa affiorare questo sentire misterioso della vita, che forse è meglio per alcuni lasciare lì, perché poi bisogna discutere di queste cose, no? Cos'è il senso della vita, il senso della morte, cioè. E allora è meglio fare storia della letteratura, chiedere le date, le composizioni, insomma, le notizie tecniche. Questo lo dico perché appunto sì, è vero che c'è un grande sentire dell'artista, ma c'è un grande sentire anche del benzinaio. Anzi, l'artista esiste esattamente per quello, perché il benzinaio ha il talento del dare la benzina e il poeta ha il talento di dare la voce anche a quello che sente il benzinaio. Questo è un talento, e in questo senso un talento, un'arte che senza arrivare alle sceneggiate, cioè alle grandi scene di Petrarca, ha una funzione pubblica, tra virgolette. Un poeta è tale perché gli altri dicono: nella tua voce mi riconosco, in quello che hai scritto l'avrei detto anch'io, ho trovato le parole per dire quello che non c'è. Il poeta fa questo, dà le parole all'esperienza di tanti, non dà le parole solamente alla propria esperienza. Allora ci avviamo adesso alla conclusione del nostro incontro e ci avviamo adesso appunto parlando anche un po' del senso assoluto della poesia, no? Il poeta argentino Jorge Luis Borges nel 1969 scrive: la poesia non è meno misteriosa degli altri elementi dell'universo. Questo o quel verso fortunato non può insuperbirci, perché è dono del caso e dello spirito. Solo gli errori sono i nostri. Spero che il lettore scopra nelle mie pagine qualcosa che possa meditare la sua memoria. In questo mondo la bellezza è comune. Don Andrea, io quindi ti chiederei, sulla base di queste parole di Borges, di avviarci alla conclusione di questo nostro incontro su che cos'è la poesia e perché nel mondo la bellezza è comune. Ascoltando Davide, che ci sta dando una lezione veramente grande, mi vengono in mente due riflessioni che stavo facendo in questo periodo. Appare difficile l'inizio, ma in realtà è semplicissimo. Se voi prendete la fine della fenomenologia dello spirito di Hegel, si parla di tre cose: la filosofia, la religione e l'arte, come tre realtà fondamentali della vita. No? E già Hegel dice che la religione per i bambini, c'è l'arte, c'è la filosofia, ce le tiene insieme, però già le mette con una gerarchia, no? Oggi la gerarchia del postmoderno, che in qualche modo è anche della Szymborska, è che l'arte ha sostituito la religione. Pensate a come viene interpretata in maniera sciocca: la bellezza salverà il mondo, no? La bellezza non salva il mondo, manco per niente, perché se non c'è una verità, se non c'è una bontà, se non c'è Dio, se non c'è la risurrezione, la bellezza, che è Dio che salva il mondo. Cioè il problema è che cos'è la bellezza, no? Ma nel giocare con queste parole è come se la filosofia, la verità e la religione, la presenza di Dio fossero state cancellate, no?
e ci fosse l'illusione che l'artista è il nuovo sacerdote, cioè che il poeta, il pittore, l'espressionista astratto, il pop art, eccetera, eccetera, è il salvatore dell'universo che non ha più bisogno della scoperta delle verità, eccetera. Ma allora, se in realtà c'è bisogno ancora della verità, della risurrezione, eccetera, e noi leggiamo in questi testi la loro fragilità, noi vediamo in questi testi la fragilità, eppure amiamo gli autori che le compongono, che cos'è la poesia, no? Mi chiedeva Francesco prima. Anche qui io non rispondo subito, ma vi rispondo con un'esperienza che mi è capitata in questi giorni. Stavo parlando con un istituto della questione delle immagini nelle chiese, no? E riflettevamo sul brutto delle chiese, sull'oscenità architettonica, artistica, mosaicistica, eccetera, eccetera. E loro dicevano, sì, ma non riusciamo a capire perché sarebbe giusto fare delle cose belle, no? E io dicevo, attenzione, non è che si tratta semplicemente di mettere delle cose belle, ma se manca la dimensione della bellezza, è la fede stessa che è impoverita. Cioè la bellezza non è una cosa diversa dalla fede, dall'amore, dalla vita, ma è una dimensione di essa. La fede è vera, la fede è buona, ma il compito dell'artista è di farti emozionare dinanzi a quella verità. Cioè se tu non hai un affresco che ti vede la bellezza della Madonna con il bambino, è come se ti mancasse un pezzo. Cioè non è semplicemente una cosa che sta a fianco della fede, ma è il compito specifico del poeta, dell'artista, di farti capire che c'è quella dimensione, che quella cosa vera è anche bella. Ed è ineliminabile. Perdere la poesia vuol dire perdere una dimensione fondamentale della fede. Noi seguiamo Cristo perché è vero, perché è buono e perché è bello. Lo seguiamo esattamente perché ci conquista. Io credo in questo valore, secondo me questa sera ci ha aiutato un po' in questo, a sentire che il poeta dà delle parole a qualcosa che noi abbiamo, che è anche una persona molto semplice, ma proprio la persona semplice sente il bisogno di poterla vedere espressa, di poterla sentire, di poterla riconoscere, no? Questo mi sembra di poter dire dal mio punto di vista questa sera. E allora un'ultima battuta a Davide Rondoni. Diceva Don Andrea, l'arte ha sostituito la religione, perdere la poesia è come perdere la fede. Tu hai dichiarato sempre in un'intervista che la poesia ha radici nell'essere religioso dell'uomo. E che ci dici rispetto a quello che è stato detto per chiudere un po' il nostro incontro? Tanto che hai letto troppe interviste. Devo stare attento a cosa dico in giro. No, la natura religiosa dell'uomo vuol dire la natura religiosa dell'uomo, cioè l'uomo da sempre ha cercato di mettersi in rapporto col divino, qualsiasi faccia o non faccia il divino possa avere per lui. Questo fa parte della nostra natura. L'uomo ha sempre fatto la guerra, ha sempre fatto l'amore, ha sempre fatto contratti e ha sempre fatto arte, ha sempre cercato con gesti, riti, segni strani di mettersi in contatto col mistero. Quindi l'uomo ha questo come natura. Aver negato questa parte della natura umana ha prodotto un sacco di ambiguità, tra cui appunto la necessità di trovare dei surrogati, per cui ai riti religiosi si sono sostituiti altri tipi di riti che però in qualche modo rispondono allo stesso problema. Quando qualche mese fa, vi ricorderete, la piazza di Firenze davanti a Santa Maria della Novella, Santa Maria della Croce, si riempì di ragazzi con i fumogeni viola in onore del capitano della Fiorentina morto. Quello cos'era? Un rito civile, un rito religioso? Quando muore un ragazzino e si vedono nei pali delle strade le sciarpe, i cappelli, i fiori, cos'è quello? Un altare? Cioè, ci sono un sacco di surrogati a questa dimensione religiosa, no? Il concerto, e a volte anche l'arte viene presa come se fosse non un surrogato, una sostituzione, o meglio, una possibile risposta alla domanda religiosa. Io, scusate se faccio questo esempio, penso che possa fare qui. Una volta, durante una conferenza, una signora si alzò e cominciò a dirmi: ma i giovani di oggi fanno delle cose strane, dei riti strani, vanno in discoteche, si tirano giù, si calano di tutto, bevono, l'alcol. E allora io ho detto: signora, lei va a messa la domenica?
cioè, è rimasto un po' così, mi sorpettava la mia reazione così, ho visto che non si aveva i vestiti, mi ho immaginato. E ha detto sì, vado a messa domenica. E io gli ho detto, sa che lo facciamo a messa, io cerco di andarci la domenica, sa cosa facciamo noi a messa la domenica? Noi mangiamo uno e ne beviamo il sangue. È un po' più estremo che fare tardi in discoteca, cosa dice? La signora si è rimessa a sedere atterrita perché non ci pensa che noi, cioè noi, chi ha fame di vita, la domenica va in chiesa e si mangia uno. È un po' più estremo che farsi una canna, o che fare una mostra d'arte, o che fare una installazione pop-art. Estremo nel senso di radicale, assoluto, anche inquietante, solo che ce lo siamo dimenticati. O almeno il Signore se l'ha dimenticato. È anche il motivo per cui non nascono opere d'arte belle. E la tua giusta osservazione, no, che il bello non è un orpello del vero, ma è la dimostrazione della coscienza del vero. La Chiesa, in generale, se non voglio fare discorsi troppo generici, penso che capiate, ha cominciato a non fare, a non essere più ospite di belle opere d'arte nel momento in cui ha smesso di pensare di essere la cosa più importante del mondo. Perché se tu sei la cosa più importante del mondo, chiami Michelangelo a lavorare e te ne fotti se Michelangelo, se a Michelangelo piace ai ragazzini. Non ti interessa. Vuoi l'opera d'arte più bella, perché sei il posto più importante del mondo, perché qui si mangia e si beve quel sangue, da nessun'altra parte. Se questa coscienza non ce l'hai più, ti va bene i cartelloni fatti dalle catechiste, senza nessuna offesa, con i pennarelli gialli con scritto domani gita, e entri in chiesa e perdi la fede, ovviamente, quando vedi quelle canzoncine fatte i peggior baglioni della storia, cioè. Insomma, il baglione è diventato una sorta di riferimento estetico per la Chiesa, purtroppo. Secondo me la nazione cattolica vive solo i concetti di baglione, ma lo dico solo esteticamente parlando, non sto parlando di religiosità. Ma lo dico per questo, tra l'altro, altro tema. Oggi c'è questo surrogato, c'è questa risposta deviata alla necessaria esperienza religiosa dell'uomo. Lo vedete anche le forme della politica sono molto spesso trasformate in forme quasi religiose. Allora, in questo senso il compito dell'arte è di fare l'arte, fino in fondo, seriamente e radicalmente. Per chi ha un'esperienza come quella cristiana, c'è in gioco questo fatto che la fame di vita che nell'arte si esprime, tu sai che è un punto che è inimmaginabilmente più grande di qualsiasi opera d'arte, inimmaginabilmente più estremo di qualsiasi opera d'arte, inimmaginabilmente più in là di qualsiasi ricerca che un artista può fare. Grazie, e allora in questo senso di universalità chiudiamo con una poesia di Borges che dicevamo prima, no? In questo mondo la bellezza è comune. E, di Jorge Luis Borges, Angela Baggi ci reciterà un'altra poesia dei doni tratta dall'altro stesso, Angela Baggi. Ringraziare. Voglio il divino labirinto delle cause e degli effetti, per la diversità delle creature che compongono questo universo singolare, per la ragione che non cesserà di sognare un qualche disegno del labirinto, per il viso di Elena e la perseveranza di Ulisse, per l'amore che ci fa vedere gli altri come li vede la divinità, per il saldo diamante e l'acqua sciolta, per l'algebra, palazzo di precisi cristalli, per le mistiche monete di Angelo Sibelius, per Schopenhauer, che forse decifrò l'universo, per lo splendore del fuoco, che nessun essere umano può guardare senza uno stupore antico, per il mogano, il sandalo e il cedro, per il pane e il sale, per il mistero della rosa che prodiga colore e non lo vede, per certe vigilie e giorni del 1955, per i duri mandriani che nella pianeta aizzano le bestie e l'alba
Per il mattino a Montevideo, per l'arte dell'amicizia, per l'ultima giornata di Socrate, per le parole che in un crepuscolo furono dette da una croce all'altra, per quel sogno dell'Islam che abbracciò mille notti e una notte, per quell'altro sogno dell'inferno, della torre, del fuoco che purifica e delle sfere gloriose, per Svevo che conversava con gli angeli per le strade di Londra, per i fiumi segreti e immemorabili che convergono in me, per la lingua che secoli fa parlai nella Northumbria, per la spada e per l'arba dei sassoni, per il mare. È un deserto risplendente e una cifra di cose che non sappiamo. Per la musica verbale dell'Inghilterra, per la musica verbale della Germania, per l'oro che sfolgora nei versi, per l'epico inverno, per il nome di un libro che non ho letto. Per Verlaine, innocente come gli uccelli, per il prisma di cristallo e il peso d'ottone, per le strisce della tigre, per le alte torri di San Francisco e di Manhattan, per il mattino nel Texas, per quel sibilliano che stese l'epistola morale e il cui nome, come preferiva, ignoriamo, per Seneca e Lucano di Cordova, che prima dello spagnolo scrissero tutta la letteratura spagnola, per il geometrico e bizzarro gioco degli scacchi e per la tartaruga di Zenone e le mappe di Lois, per l'odore medicinale degli eucalipti, per il linguaggio che può simulare la sapienza, per l'oblio che annulla o modifica i passati, per la consuetudine che ci ripete e ci conferma come uno specchio, per il mattino che ci provoca l'illusione di un principio, per la notte, le sue tenebre e la sua astronomia, per il coraggio e la felicità degli altri, per la patria sentita nei gelsomini o in una vecchia spada, per Whiteman e Francesco d'Assisi che scrissero già questa poesia, per il fatto che questa poesia è inesauribile e si confonde con la somma delle creature e non arriverà mai all'ultimo verso e cambia secondo gli uomini. Per Frances Aslan, che chiese perdono ai suoi figli perché moriva così lentamente. Per i minuti che precedono il sonno, per il sonno e la morte. Quei due tesori occulti, per gli intimi doni che non elenco, per questa musica misteriosa forma del tempo. Grazie a tutti, i ringraziamenti che facciamo insieme a Don Andrea, ringraziamento a Davide Rondoni per essere stato qui con noi questa sera. Un ringraziamento all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, alla sua direttrice Daniela Portignoni, al professor Giovanni Greco, prego di alzarsi che ha curato la lettura dei due autori. Caterina Rossi, Michele Enrico Montesano, Angela Gatti, e poi un ringraziamento particolare all'ufficio catechistico che ha collaborato con noi per la realizzazione di tutto questo ciclo di incontri, al rettore della Basilica di Santa Maria in Araceli che ci ha ospitato questa sera, a Radio Più che ha fatto la diretta Facebook. Grazie a tutti voi per essere stati presenti e prima di dare l'ultima volta la parola a Don Andrea, io ricordo i prossimi appuntamenti curati dal nostro ufficio, dal Servizio per la Cultura e l'Università del Vicariato, che non esaurisce le sue attività con questa sera, ma continuerà nel
mese di maggio con un ciclo di incontri dedicati a Michelangelo Merisi, il Caravaggio, nelle chiese, in alcune chiese di Roma. Quindi saremo l'11 maggio a San Luigi dei Francesi, il 17 a Santa Maria della Scala e il 24 maggio a Santa Maria del Popolo, per continuare poi in autunno. Grazie ancora a tutti. Don Andrea, vuoi aggiungere qualcosa? Con una battuta, abbiamo deciso di riproporre questi incontri sul Caravaggio, si intitoleranno Caravaggio tradito, perché continuando ad approfondire vorremmo mettere in luce come la critica d'arte abbia tradito la realtà di Caravaggio, insistendo su dei falsi rifiuti e presentandolo in una maniera difforme da quello che lui è nella realtà. E quindi cercheremo di andare nelle chiese, di ricostruire virtualmente le varie tappe, le opere precedenti e quelle attuali. Andremo anche per la prima volta a Santa Maria della Scala, dove c'era la morte della Vergine che non c'è più, cercheremo di farla apparire lì, e discuteremo a due voci, sempre come con questo stile che abbiamo iniziato così. Mi fa piacere salutarvi, appunto, invitandovi sempre a tornare ad amare Roma. Ecco, Petrarca, Dante, San Francesco d'Assisi, Chesterton, Tolkien sono stati proprio dove siete stati voi, seduti, inginocchiati, senza le panche, eccetera. Ed è bello sentire che in questa città c'è qualcuno che ci ha preceduto, che ha qualcosa da dirci, e che anche noi dobbiamo dire qualcosa che possa nutrire la vita di chi il Signore farà sorgere ancora su questa terra in attesa della vita eterna. Grazie a tutti e buonanotte.